Eccoci popolo del trading, quando ascolterai questo messaggio io sarò già molto distante, ogni tanto un po' di relax anche per Fabri Forex e quindi buon fine settimana a tutti, ritorniamo sul pezzo lunedì. Guarda, ognuno deve pensare quello che vuole pensare. Purtroppo in questo momento qui, ad esempio, ci sarebbe da riflettere al di sopra, ovviamente, di tante cose. Insomma, non è facile coordinare una frase, elaborare una frase. Ponte di Genova, non lo so, se non avete visto un video che io ho condiviso agli amici e alle amiche della Trading Room, ve lo giro perché a volte insomma, bisognerebbe forse riflettere. Va bene, e siamo in una situazione veramente triste. Chiusa la parentesi, però sentita e tra virgolette dovuta, ma sicuramente voluta. Tutto questo per dire che cerchiamo di vivere la vita al 110%. E soprattutto con passione. Allora, se una persona non ha passione in quello che fa, ti può coinvolgere in un webinar di 5 ore ieri mattina mentre poi si tradava live? Punto di domanda. Allora, come tu puoi ben vedere, non è vero perché non ho ancora WSI aperto, ma lo apriamo subito. Eccolo qua. Share desktop, perfetto. Come tu puoi ben vedere, qua siamo a 4 ore e 56 minuti. Non lo fai se non hai la passione. Quindi ti auguro di avere questa passione e di incontrare persone che abbiano questa passione. E nel durante di questa passione, di varie spiegazioni, qui addirittura una piccola famigliola. Ok? Stavo facendo un esempio forte, importante. Bene, allora chiaramente stavamo tradando e ascoltiamoci la tradata da qui, dalla terza ora e 10 minuti. Il target del canale, perché ritorniamo o quasi, cioè l'ha sfiorato di un pip. Adesso siamo di nuovo lì. Adesso io non la perdo più. Tolgo l'ordine buy di reverse, non la perdo più subito, anche senza splittare per adesso, perché questa non voglio proprio più perderla. Però adesso, prima di splittare, aspetto un attimino. E adesso sto quasi per splittare. Adesso sto splittando una parte. Ok, e ho guadagnato. Adesso però, prima di splittarne ancora una parte, anzi, quasi quasi la sto per splittare ancora. Vedo un attimo, adesso vi dico tutto. Adesso vi dico tutto, trading live in tempo reale, con motivazioni, spiegazioni, didattica, ma soprattutto quasi 5 ore di passione. Non siamo neanche andati a fare la pipì, ok? Quindi questo è il discorso. Abbiamo parlato veramente di tante robe, ti faccio una piccola carrellata che se andrai a guardare da vicino ti potrà trasmettere delle cose interessanti e sono contento. Quindi siamo partiti sempre ovviamente dalla volatimetria, vari pattern sulla volatimetria, abbiamo parlato anche un attimino dei dati macro, cosa sempre fondamentale, ad esempio giovedì di questa settimana che sta per finire, grande analisi su un dato macro che normalmente se, come dire, non lo confronti con la dispensa lo vai a leggere al contrario di quello che poi invece doveva essere la sua lettura, ok? Quindi abbiamo fatto anche una bella lettura sul dato macro di giovedì e quindi avanti tutta. E abbiamo parlato ovviamente sempre, grazie a questo simulatore che trovi online, di ragionamenti che andiamo a riportare alla statistica, alla matematica. Quindi i numeri sono la nostra lingua. E poi varie cose, chiaramente il discorso sulla volatimetria, sul canale dinamico, eccetera, eccetera. E poi è stata piacevole questa sorpresa che però stamattina, se riesco, già quando sarò magari alla prima sosta in autogrill, chiamerò questa persona perché qui non si legge,
anche se l'ho zoomato, ma te lo faccio ascoltare. Un altro coglione io perché stavo guadagnando l'1%. Ecco, questo Vedete che era un altro intervento di un ragazzo che saluto, e qui c'è quello di Ivan. Zoomiamo così. allora tutti facciamo errore. Allora vi copio questa cosa qui che ho appena letto, e poi c'era un'altra persona che diceva: io sono fra questi senza cravatta. Ok, allora vi ritaglio. Chiaramente ieri poi siamo andati short a favore della volatilmetria sotto lo zero, e molto semplice, come ho spiegato negli ultimi giorni. Quindi io di mio sono un contrarian. Adesso concludo poi con quello che ti ho promesso di farti ascoltare. Sono un contrarian. Chiaramente il contrarian potrebbe anche essere solo più validato nel tardo pomeriggio, se vuoi ancora operare, quando a tutti gli effetti, avendo fatto il range medio o anche un po' di più del range medio, allora ovviamente le pressioni in trend cominceranno a diminuire, a essere riassorbite, quantomeno dalle prese di profitto, allora può essere molto più interessante. Alla mattina entrare in contrarian può essere una grandissima occasione, perché prendi il minimo, il massimo di giornata, ma nell'andare a ricercarlo magari 2 o 3 volte ti potresti scoprire contro alla volatilmetria sopra o sotto lo zero. Quindi ragiona su questo, comunque diciamo che ormai abbiamo consolidato il tutto. Allora, ascoltiamo ancora questa cosa, poi elaboro, e mentre farà il PC l'upload, io partirò. E ti ringrazio, ti saluto e ci becchiamo lunedì mattina alle ore 9. Attenzione, siamo sul doppio minimo. Ancora, ancora, adesso andrei a vedere un attimino in trailing. Ecco, adesso vado in trailing con quello che ho ancora, Vediamo se ok? riesco anche a zoomare. Siamo 55. Eccola qua. Poi fate voi quello che volete, eccetera, eccetera, eccetera. Ha scritto questo. E infatti ti volevo chiedere quanto stai rischiando su ogni operazione. Ma veramente è una domanda sincera. Quindi qui ho ritagliato adesso la chat. Questo è una R di Roby che l'altro giorno, martedì, ha fatto più 5%. E scrive, è un po' piccolo, ma se zoomo, cioè se ingrandisco, sgrana. Allora, è questo quello che dico della trading room, questa interazione, no? Nel senso che provi l'altro giorno e tra virgolette non voleva dirlo, ma cioè, io sono contento se voi guadagnate, io ho sbagliato la giornata. Roby cosa ha fatto martedì? Ha usato praticamente l'idea della volatimetria long 2 e quindi è andato in trend e ha guadagnato, ok? Ha fatto un più 5%. Poi ha scritto prima, la giornata storta l'ho presa ieri, sempre per colpa mia e sempre colpa nostra. Allora noi dobbiamo dare la colpa al modello, ma per dargli la colpa al modello bisogna seguire il modello, perché sennò non saprai mai se ha colpa o meno, ok? Mi sono intestardito, piacere fratello, del fatto di non aver preso lo short al mattino, perché noi ieri mattina abbiamo fatto uno short. Aspettate che ci sto pensando, non mi ricordo più cosa ho fatto io. Ah no! O l'ho avrato solo ieri pomeriggio? Non mi ricordo, sono fuso come non lo so. Quindi comunque ieri ho tradato, ho guadagnato, non mi ricordo anche più che cosa abbia fatto. Comunque alla mattina c'è stato uno short che sto cercando di ricordarmi ma non mi ricordo. E al pomeriggio mi ha bastonato, coglione io, perché stavo guadagnando un 1%. Domanda, quanto ci hai smenato? Se ci sei ancora Roby, quanto ci hai smenato in percentuale? Se vuoi, se ci sei ancora mi rispondi. Ah, ti ho appena mandato una mail. Ah, vediamolo un attimo, non l'ho neanche letto. Vediamo nella mail Qui cosa c'è andiamo avanti scritto. perché ho perso tempo. Vedi che qui c'è silenzio a pastrocchiare da un monitor all'altro. Sentiamo Un questo. tecnicismo, ma non c'è, ma comunque poi gli rispondo. Ve lo dico dopo. Allora, dai, andiamo al clou. E complimenti, Ivan. Allora, Ivan, ma guarda che io seguendo te da marzo, perché gliel'abbiamo chiesto adesso, da 5.000
sentito anche qua a marzo, non l'ho neanche visto. Sono a 36.500. Ma quando mai non ti seguo? E io Ecco, aspettate, ti finiamo questo. ringrazio, però. Ecco, io ti ringrazio, però da 5.000 a 36.000 e rotti, insomma, tutte le sere liquido, mai overnight, mai overweek, è un risultato eclatante, veramente eclatante, ok? Quindi complimenti e ripeto, quanto prima chiamerò Ivan per capire meglio la dinamica. Però questo è quello che può anche capitare in trading room, diciamola così. Quindi io non aggiungo altro. Anche perché qui, ripeto, 5 ore quasi di webinar venerdì, ti aspetto in Trading Room. Guarda, è pieno di persone che lavorano bene e quindi ottimo. Se ci si può appoggiare ad una persona che lavora bene e che magari ti fa anche stare bene, allora ottimo. Se questa persona lavora bene, ti fa stare bene, trada realmente, in diretta e ti dà del valore aggiunto da tutti i punti di vista, allora si crea veramente questa situazione win-win, e se hai piacere, tempo, possibilità di seguirmi in intraday, allora vienimi a trovare in Trading Room e si capisce in fretta se tutti questi video sono solamente pubblicitari, marketing, illusioni o cose del genere, oppure sono la realtà. Questo perché facendo intraday e tu tutte le sere hai soldi fermi e tranquilli sul tuo conto, allora vuol dire che tutti i giorni li facciamo girare e quindi un mese, se vogliamo dire due, ok, già mi avrai inquadrato e quindi ti sarai fatto o fatta la corretta idea di Fabri Forex, ok, che ogni giorno si mette in discussione, si mette in gioco. E tendenzialmente, compatibilmente anche poi con un po' di altra vita, voglio dire, è sempre qui in postazione a condividere la propria giornata. Nel bene, praticamente quasi sempre, per fortuna, ma la fortuna è anche il duro lavoro, e ogni tanto si sbrocca un attimo, ma quando si sbrocca sempre si impara. Quindi, detto questo, nelle ultime 15 settimane sono state tre le giornate un po' tostarelle, ovviamente due già recuperate e una praticamente. Con la prossima settimana, se rimaniamo da statistica, dovrei ritornare sul top o al top della mia equity. Ti ringrazio, ti auguro veramente di cuore buon tutto e a presto. Ciao, grazie.